Ciao, oggi rispondo a una vostra domanda e nello specifico la domanda di Pippo Memmi che chiede la vita del freelancer e come iniziare. Allora, ovviamente probabilmente non molti di voi sanno, ma io in un mio passato sono stato freelancer per qualche anno e come sempre quello che sto per dirvi è la mia personale esperienza, quindi prendetela così. Se hai un'esperienza diversa su questo topic e vuoi lasciarla nei commenti, è benvenuta, così aiuteremo le persone che guardano questo video a diciamo, avere maggiori punti di vista, che come sappiamo nel nostro settore avere maggiori punti di vista è senza dubbio ricchezza. Allora, vita da freelancer. Ci sono tante cose da dire. Secondo me dipende moltissimo tutto dalla fase nella tua vita in cui decidi di fare questa esperienza. Quindi, se tu sei uno junior primo lavoro, oppure se magari sei un senior con tanti anni di esperienza e decidi di diventare un freelancer. Allora, perché cambia tanto? Ricordiamoci che il nostro è un lavoro dove è vero che la maggior parte delle cose le possiamo imparare all'università, con dei corsi, andandoci a guardare i tutorial, studiando la documentazione e sperimentando. E tutti questi sono senza dubbio modi utili per imparare qualcosa. Ma la più grande in assoluto, secondo il mio punto di vista, fonte di informazioni che si possono avere sono i colleghi, ok? Quindi avere un bravo collega che magari ti aiuta all'inizio della tua carriera, spiegandoti dei concetti, facendoti vedere come fare delle cose e così via, può essere un enorme accelerante nella tua carriera. Ora, se non c'è, non è che non le impari certe cose, sono un po' più lunghe da digerire, magari alcune volte non saprai che esistono e quindi perderai del tempo per scoprire proprio che esiste quel determinato pattern, ad esempio, o per capire come fare quella determinata cosa. Quindi, secondo me, ma questo come sempre è il mio punto di vista, iniziare come freelancer è la scelta sbagliata per questo, diciamo, problema. Invece, lavorare in un team all'inizio sicuramente può darci e aiutarci a crescere ed evolvere più velocemente. Se sei senior, quindi diciamo hai già molte competenze, conosci già l'argomento e come dire, sei in grado di reperirti le informazioni, allora già, come dire, non hai più magari bisogno di avere delle persone che ti supportino durante la tua, diciamo, crescita professionale e sarai più o meno in grado di gestirlo da solo. È chiaro che anche in questo caso avere un team e avere delle persone con cui confrontarsi è d'aiuto, però secondo me è meno indispensabile rispetto a essere uno junior al primo lavoro. Quindi questa secondo me è la prima distinzione da fare quando si decide o si vuole scegliere una carriera come freelancer. Detto questo, andiamo ora alla gestione del tempo. Allora, fare lo sviluppatore dipendente, ok, andiamo proprio sul caso classico, ci toglie tantissime attività collaterali che non fanno parte del nostro lavoro, che invece da freelancer bisogna fare. Volete un esempio? I clienti arrivano, ma spesso non arrivano da soli. Vanno incontrati, gli va fatto capire l'importanza del nostro lavoro, quanto quella determinata funzionalità può risolvergli un determinato problema, il perché costa un prezzo. Come dire, fargli capire magari dopo come funziona, come utilizzarla nel miglior modo possibile e così via. Tutte queste attività, magari da sviluppatori in azienda, non sono vostra responsabilità e non sono cose che dovete fare voi. Mentre, ovviamente, se siete freelancer, il cercarvi clienti, il venderli il vostro prodotto e il formarli sul come il vostro prodotto funziona è una vostra responsabilità. Inoltre c'è da gestire tutta la parte burocratica, quindi le fatture, il commercialista, magari dei clienti che sono particolarmente lenti a pagarci, quindi vanno un attimino rincorsi, permettetemi il termine. Sono tutte cose che da sviluppatore dipendente non vedete, ma da sviluppatore freelancer invece sì. Quindi quando e se decidete di fare il freelancer, dovete tenere conto di una serie di aspetti che vanno oltre quello dello sviluppo del codice. Anche il saper vendere il vostro prodotto, il saper raccontare che cosa fate, il saper spiegare nel miglior modo possibile il perché quella determinata cosa costa così tanto, sono tutte cose che ovviamente dovete saper fare. Ovviamente parlo del caso di freelancer veri e propri, cioè quelli che vendono i servizi a varie persone.
varie persone, aziende e quant'altro. È chiaro che se fate freelancer, poi avete il cliente primario che vi fa magari il 50% del vostro fatturato e il restante 50% va bene se trovate qualcosa, quello è un altro discorso. Però tenete in considerazione che tutto diciamo, l'aspetto logistico, relazionale e burocratico dovete da freelancer gestirlo voi. Questa cosa è una cosa che ad alcuni piace, ad altri, come ad esempio me, non piace per niente. Quindi io, dopo un paio di anni di esperimento come freelancer, ho deciso che quella strada non faceva per me e ho deciso di, come dire, cambiarla. Parliamo dell'aspetto economico. Ok, un ottimo freelancer vs un ottimo dipendente. È chiaro che un ottimo freelancer probabilmente ha, come dire, una RAL maggiore. Ok, parliamo di RAL. Questo perché? Perché essendo padrone del suo tempo e potendo gestire lui il, diciamo, listino prezzi, può effettivamente fare il prezzo che vuole e se riesce a vendere quel servizio, effettivamente riesce magari a fare delle marginalità molto molto alte. Questa cosa però, dall'altro lato, si ripercuote in se per un periodo, per qualsiasi motivo, non potete lavorare perché magari avete un problema, perché volete fare le ferie. Tutto quel periodo ovviamente per voi sarà fatturato zero perché non starete lavorando. Così come tutte le tutele che un lavoro dipendente vi dà. Se rimanete senza lavoro esiste la disoccupazione che ora si chiama NASPI. Se vi infortunate e non potete lavorare per delle settimane o dei mesi, siete comunque tutelati. Se c'è tanto lavoro, guadagnerete un tot e magari lavorerete tanto. Se c'è poco lavoro, comunque il vostro stipendio arriverà tendenzialmente puntuale ogni mese. Quindi queste sono secondo me due distinzioni importanti. Quindi fare il freelancer poi è un pochettino mettere un piedino diciamo, nell'area degli imprenditori, che non c'è nulla di male, è una cosa che può piacere e può dare moltissime soddisfazioni, ma è una cosa per cui secondo me un minimo bisogna essere portati. Lavorare da dipendente, invece, offre tutta la tranquillità di avere un datore di lavoro, di, come dire, fare le cose in maniera abbastanza strutturata e verso una direzione, e di avere una stabilità leggermente maggiore rispetto a quella di un imprenditore. Su che cosa scegliere è molto difficile, dipende, da ognuno di noi. Sul come iniziare, io posso dirti solo la mia esperienza. La mia esperienza è andata più o meno così. Ho iniziato trovando un'azienda che mi garantiva un 50% del mio tempo, perché comunque volevano che io lavorassi per loro e quindi gli ho proposto di lavorare con loro come contratto e che per 50% del tempo settimanale, quindi circa una ventina di ore, avrei lavorato lì per loro. Una volta che questa cosa è andata avanti, io con quel 50% di soldi che riuscivo a mettere, diciamo, in saccoccia, riuscivo a coprire comunque le mie spese vive, quindi affitto, vita, macchine, tutte quelle cose là. E da quel momento in poi ho usato il restante 50% delle ore per cercare altri clienti e altri progetti da portare avanti. Devo dire che anche se è passato un po' di tempo, era economicamente molto molto vantaggioso fare il freelancer e non ho mai avuto grosse difficoltà a trovare dei clienti o dei progetti a cui lavorare. È anche vero che i tempi erano diversi, quindi era un momento in cui c'erano molti meno, ad esempio, freelancer, molti meno professionisti nel settore IT rispetto a oggi e quindi, diciamo, a me è andata abbastanza bene. Avevo lavoro, alcune volte ho dovuto anche rinunciare a qualche vacanza per completare in tempo alcune scadenze. Questa è ad esempio una cosa che può succedere da freelancer, dover rinunciare ad alcune cose. Se dovessi iniziare, quindi la cosa che probabilmente cercherei di fare è questa qua, cioè cercare di avere un'entrata fissa che più o meno mi copre le spese e il restante tempo lo dedicherei nella ricerca di nuovi clienti o nuovi progetti da affrontare. E sicuramente una strada difficile deve piacere, può dare tantissime soddisfazioni e come dire, ognuno il suo. Il mondo è molto molto bello perché ognuno ha aspirazioni, modi di vedere le cose diversi e questo ovviamente genera valore.
Detto questo, io spero che la risposta sia esaustiva. Se non dovesse esserlo, scrivi nei commenti una domanda magari più specifica su alcune cose che vuoi sapere e cercherò di risponderti nel miglior modo possibile. Detto questo, ricordo a tutti che se avete delle domande potete lasciarle nei commenti e sarà mia premura cercare di rispondervi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così non vi perdete nessuna delle novità che pubblichiamo ogni settimana. Qui siete su Developers Life, la community dove parliamo della vita e del lavoro dello sviluppatore software. Detto questo, non mi resta che dirti che in descrizione trovi il link al gruppo Telegram, una chat dove trovi tantissime altre persone con la stessa passione che scambiano giornalmente opinioni. Detto questo, io ti ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto, ti saluto, ciao e alla prossima!